parleremo di un gioco che abbiamo pensato che poteva interessare molti di voi. Questo gioco si chiama Traguardi, però non vi lasciate ingannare, questo gioco l'avete visto senz'altro, anzi questo Natale è fatto furore, anzi quando è uscito costava anche 54 euro. Dopo furore, ta. E dopo l'hanno abbassato sui 20 euro e si chiama Il gioco della vita. E la scatola era, cioè, tipo un quarto di questa e c'era questa rotellina che potevate girare. La rotellina l'hanno ricopiato da questo. Questo non è proprio il primo ad essere uscito, è del 1985, è della MB Giochi, da 8 a 80 anni, se ce l'avete ed è anche un po' ammuffito. Non ci potete giocare, da 2 a 6 giocatori per maschi e per femmine. Allora, mia cugina, che ha 9 anni, gli ho fatto provare questo gioco prima che giocasse al suo e ha detto che questo gioco faceva schifo, che non andava bene, che si doveva pagare soltanto. Invece quello suo, che è il gioco della vita, appunto gli è piaciuto e non si è spaventata quando gli sono capitati i figli. Invece qua c'avevo un'angoscia assurda di avere dei figli. Quindi io non l'ho provato ancora quello nuovo. La resa dei conti. Non l'ho provato ancora quello nuovo, ho visto delle recensioni su internet e l'unica cosa che mi è sembrata diversa è che è più snello nel regolamento. Infatti mi dovete scusare, ma io l'ho letto almeno 11-12 volte, anche di più, questo regolamento, ma non mi riesce a entrare in testa perché ci sono tantissime cose da ricordare, quindi lo consulterò per spiegarvi, mi dovete scusare. Che schifo. Questo gioco è enorme, cioè c'è un tabellone veramente immenso, anche perché c'è tante caselline, su ogni caselina c'è scritto tanto. Allora, questo dice anche l'emozionante gioco della vita. Io il titolo Traguardi non lo condivido tanto. Quando l'abbiamo comprato io non lo conoscevo. Quindi quando l'ho aperto, visto che l'ultima casella si chiamava Il giorno della resa dei conti, cioè io stavo uscendo le lacrime. Anche perché sembra un cimitero, sì, qua. Sembra un cimitero, allora ho detto, oddio, qua devi iniziare che devi scegliere il lavoro. Poi devi devi iniziare che devi scegliere o vai a lavorare o vai all'università. Dopo ti sposi, dopo trovi i figli e dopo muori. Ho fatto, oddio, che cosa tremenda per i bambini, invece vai in pensione. Insomma, una carriera lavorativa normale. Va bene, allora, la scatola contiene, questo è il tabellone che tipo è alto la metà di me, e ha questi spazi vuoti che dopo andremo a riempire e quando l'abbiamo montato ci rivediamo. Allora, abbiamo montato tutto quanto, come potete vedere anche qui c'è questa ruota, ruota della fortuna che gira. 100! Questo si vede, qui ci sono i soldi, vengono messi in questa cosa di plastica, che le spiegazioni dicono attenzione a non buttarlo, e ci sono sia i soldi in diverse tagli, 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 e 1.000. E questi qua sono di colori molto uguali e se io di solito faccio la banca mi sbaglio sempre, nessuno mi dice che mi sono sbagliata. In questo gioco chi fa il banchiere deve essere non sveglio di più, perché se, soprattutto se giocate in 6 giocatori, praticamente sta continuamente a dargli stipendi. No, quello che fa la banca non gioca. Quindi se mi sono data pure più soldi, no. Bravo. Meglio che uno che non gioca, perché sennò si impazzisce. L'altra volta io veramente stavo uscendo di testa, mi sa che mi hanno imbrogliato, mi hanno fatto dare stipendi doppi, tripli e via dicendo. A ognuno, e poi ci sono, mi pagherò della banca, l'assicurazione sull'incendio, come si dice? Antincendio, un certificato azionario, assicurazione sull'auto e l'assicurazione sulla vita. Poi ci sono queste carte della distribuzione della ricchezza che vi spiegheremo dopo, queste che si devono mettere scoperte, che si chiamano stato sociale, e a ognuno bisogna dare un'assicurazione dell'auto e 30.000. Allora no, ho sbagliato, non bisogna dare 30.000, bisogna dare solo 3.000, infatti mi sembrava strano, cioè siamo tutti nati ricchi. È un bianchiere molto sveglio. Un bianchiere che si fa i bianchetti. Ecco, quindi non posso essere io. La cosa che non è rimasta invariata sono i segnalini, che sono delle piccole auto di diversi colori e questi piruli che, diciamo, vi rappresentano. Poi non lo rappresentano tanto perché lui è in carne. Quindi se siete maschi vi mettete un pirulo blu e se siete femmine uno rosa, però potete anche fare come vi pare, insomma. Allora, se vi sentite femmine mettete uno rosa, se vi sentite maschi mettete uno blu. Oppure se siete un maschio ma volete far finta di essere nudi vi potete mettere anche uno rosa. È vero.
Se siete donne e volete essere la fata turchina, mettete una azzurra. Allora, quindi qui si giocherà. Ma sai bene che la tua macchina ha la guida a destra? Sì, perché l'ho messo là. E allora, quindi dovete fare tutto il percorso, se ci sono dei bivi dovete scegliere dove andare. Prima di prima di cominciare dovete dire cosa volete fare della vostra. Nella scatola c'è anche Enrico Ruggeri che vi canta il bivio. Che vuoi fare? Tu vuoi studiare o vuoi andare a lavorare? Io zappa, vigna. Io voglio studiare, di solito scelgo di andare a lavorare perché nella vita ho studiato e so come mi va. Io invece ho lavorato, quindi scelgo di studiare. Ok, no, studiamo tutti e due. Però se lavorate dovete prendere la strada del lavoro e sapete che prenderete inizialmente uno stipendio di 5.000 e però a un certo punto del gioco vi verrà aumentato a 12.000. Se invece studiate, a seconda di quale laurea vi prenderete, sarete, diciamo, più o meno ricchi. Allora, cominciate girando la ruota, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È una cosa che non vi ho detto, che le caselle rosse dovete fare l'azione che c'è scritta solo passandovi, non fermandovici. La stessa cosa succede per le caselle bianche. Quindi sono passata su questa rossa, mi sono iscritta all'università e devo pagare 2.000. E mi sono fermata qui che dice ritirare 1.000 per una tesi fatta, quindi pago solo 1.000. Vai. Tocca a me. 1, 2. Ritrovati i gioielli rubati, ritirate 1.000 di ricompensa. Eh beh, sì sì. Insomma, questo è un maxi gioco dell'oca con altre regole aggiuntive. 2. Io sono diventata un dottore e prendo 10.000 di stipendio per tutto il gioco, però vi faccio notare come quello che guadagna di più è il giornalista. Non è che mi andrà tanto bene ad essere diventato un dottore, quindi dice che da qui devo avanzare di 6 spazi, 1, 2, 4, 5 e 6. Allora, se non vi siete laureati in niente, però prendete comunque 6.000 euro di stipendio. E sono arrivato direttamente al giorno di paga, quindi posso prendere il mio stipendio. E ricordatevi che dove è scritto stop, qualsiasi numero fate, vi dovete per forza fermare. Intanto che vediamo, anche voi è diventato un medico. Che fortuna! Vi spiego cosa sono queste case della distribuzione dell'aereo. Sì, ma io dovrei anche pagare le tasse di... Sì, che molti si dimenticano, perché tenere d'occhio tutto in questo gioco è veramente difficile. Allora, queste carte vi dicono, ad esempio, non si dovrebbero far vedere gli avversari, ma non fa niente. Quando deve pagare minimo 6.000 euro, si fa vedere a un avversario questa carta. Lo faccio vedere a un avversario. Sì, e lo deve pagare l'avversario al posto suo. Invece, io questa carta è come se lui mi fa vedere la carta, io non voglio pagare, gli faccio vedere la mia. Vabbè. È uno scambio di chi fa vedere chi. Ok. Adesso andiamo avanti fino al matrimonio e dopo ve lo raccontiamo questo gioco perché è lungo. Allora, uno che cosa dice? È il vostro compleanno, ogni giocatore vi regala 1.000. Vieni cara. Grazie, gli auguri? Non li faccio io. Ok, ci lui si è finito sopra, però pure se ci passava... nell'unica opportunità di comprare la polizza sulla vita. Molti delle persone che ci giocano la prima volta mi chiedono ma che servono queste polizze? Allora, io quella sulla vita la consiglio sempre di comprare perché quando andate in pensione vi date soldi aggiuntivi. Poi, se vi piace giocare in borsa, quindi scommettere, vi consiglio di comprare anche quella, il certificato azionario, perché ci sono delle caselle in cui potete guadagnare, ma ci sono anche quelle che potete perdere. Poi c'è l'assicurazione dell'auto che potete perdere se l'avete e poi quella assicurazione antincendio che è che sono delle caselle dove qualcosa prende fuoco. Sì, insomma, sono quindi dovete decidere voi se prenderlo o no. I figli, tutti quanti sono spaventati da questo gioco perché vi cadono addosso i figli, anche dei gemelli vi possono cadere addosso, ma i figli fanno solo bene. Quando andate in pensione vi danno altri soldi, quindi finché la macchina, anche se la riempite, dovete mettere altri figli uno sopra l'altro, così almeno dice. Ammucchiate figli. Ammucchiate figli. 3, 2, 3. Muore una zia, ereditate 50 anni. Condoglianze. Comunque, in questo gioco il vincitore sarà colui che avrà guadagnato più soldi. Allora, stop. Giorno di paga. Sì.
Allora, è passato un giorno di paga, quindi lo devo pagare e vi sposate. Quando vi sposate, cosa succede? Matrimonio. Quando vi sposate e dovete aggiungere una consorte, ti vuoi sposare con una femmina? Ma sì, dai. Sei classico, Sì. tipo. Ok. E poi raccogliete i regali di nozze dai vostri avversari. Per questo motivo dovete girare la ruota. Gira la ruota. A seconda del numero che vi esce potete vincere 2000, 1000 o niente. Che ti Due. uscirà 2, vinci 2000 che ti deve dare di tutti gli avversari. Grazie, grazie. Ok, Grazie. quindi il gioco continua così, con imprevisti, giorni di paga e via dicendo. Le cose che vi possono succedere sono i bambini, come... poi le carte della distribuzione della ricchezza ve le ho spiegate. Poi ci sono delle carte che si chiamano causa per danni, sono arancioni, qui se ne trovi una. Ecco, fate causa per danni a un giocatore di vostra scelta e questo giocatore vi dovrà pagare 50.000. In questo gioco anche è facile perdere tutti i soldi, per questo motivo potete richiedere un prestito Ricapitalizzerò. alla banca di 20.000 o anche dei multipli, vi darà, a seconda di quanto gli chiedete, questi pagherò, che potete ridare quando vorrete. Il problema è che quando è arrivato un giorno di paga in cui c'è scritto pagate gli interessi, matura che dovete pagare 2000 euro in più. 22.000 euro, ok. E se non riuscite a pagare un debito, richiedete un altro debito, non vi importa. Allora, queste carte, io per me sono state sempre non ho mai capito a che cosa servissero. Gli stati sociali, li potete comprare quando capitate in una casella dove c'è scritto opzione d'acquisto di uno stato sociale. Trovane una. Ecco, opzione d'acquisto di uno stato sociale per 30.000. Qualunque sia il prezzo dello primo stato sociale, diciamo, ruotato, dovete pagare sempre 30.000. Se non lo volete, lo spostate vicino e il prossimo dovrà comprare quello sotto. Questi stati sociali vi serviranno alla fine del gioco, perché alla fine del gioco potete decidere se ritirarvi Casa di nella campagna, casa che di sembra un campagna. cimitero. No, la casa di campagna, sì, un po' un cimitero sembra. Dovete prendere lo stipendio, continuerete a prendere lo stipendio che prendevate durante la vita terrena, fino a che tutti i giocatori non raggiungono questa casella. Oppure andate al mausoleo di Oppure Berlusconi. potete decidere di andare alla Villa dei Miliardari, che è questa qui, al primo che ci arriva guadagnerà 1000 e dopo potete prendere, diciamo, uno stipendio solo se avete almeno uno stato sociale, perché al vostro turno dovete girare la ruota e moltiplicarlo per l'affitto di rendita di ogni stato sociale. Al giorno della pensione dovete ritirare 20.000 per ogni bambino che avete, quindi ecco perché guadagnate. Poi, quando vi toccherà giocare in borsa, ci potete giocare solo se avete un certificato azionario. Sempre girando la ruota potete vedere se diciamo, il mercato è in salita o in discesa e quindi guadagnerete o perderete. Poi ci sono i giorni fortunati, sempre delle caselle in cui potete Quindi con la stella. capitare, in cui guadagnate 110.000. Io non lo faccio mai, però queste due bandierine servono per scegliere due numeri fortunati, girate la ruota, se vi capitano guadagnerete 150.000. Un'altra cosa che vi dovete ricordare, visto che ci sono poche cose già da ricordare, è per questo ponte. Il primo che ci passa, ogni volta che gli altri ci passeranno, si chiama ponte a pedaggio, gli dovranno dare 20.000. Soldoni, questo è un bel gioco. Sono sicura che quello nuovo sarà completamente uguale, però sembrerà più bello solo perché ci sono delle carte, quindi sarà Sì, più snello. possibile. Questo è un po' macchinoso a ricordarsi tutte le regole, oppure io non ci ho giocato così tanto da Non sapevi riuscire a ricordare tutto. ricordarle. Però se lo trovate ve lo consiglio. L'Aleppo vi saluta. Ciao.